ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Oggi grande festa all'Università di Teramo. Oltre alla partenza del Teramo Comics, nell'anno del 20° anniversario della nascita di Radio Frequenza, l'Unite ospita il Festival delle Radio Universitarie. Una radio, quella di Teramo, che si è fatta sempre più spazio, arrivando ad essere un punto di riferimento per il territorio, ma anche la più longeva. Sì, per tutto il territorio e devo dire per tutto il sistema delle radio universitarie, quindi 20 anni di radiofrequenza all'interno dei 30 anni dell'Università di Teramo, 16ª edizione del FRU, che ovviamente non poteva che tenersi a Teramo proprio anche per celebrare questi eventi e per celebrare questo gioiello che è radiofrequenza, una delle più antiche radio universitarie, una radio che mantiene le frequenze, quindi diciamolo, quindi non sta solo nel web, e poi l'intreccio con Teramo Comics, l'intreccio con il Giro d'Italia. Tra breve ospiteremo il direttore del Giro, il commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo, e gli eventi che poi ci saranno questa sera e anche domani in centro città, per ribadire che Teramo è una città universitaria, quindi la città che per questi eventi si sposta a Colleparco che per gli eventi in città si sposta nel centro città, ma è veramente è un tutt'uno per come dire, significare sempre di più che questa università cresce ed è fatta a misura di studente, perché sono loro il nostro unico e vero tesoro. Come diceva appunto anche Teramo Comics, che oramai pure questo è diventato un punto di riferimento per tutti gli appassionati di fumetto, ma non solo. Assolutamente sì, è diventato anche un momento culturale, penso al collegamento poi con Scienze della Comunicazione, quindi è una forma di comunicazione molto molto importante, quindi ci sono appassionati, ma ci sono anche persone che vogliono avvicinarsi anche come lavoro a questo mondo. È bellissimo veder solcare i nostri corridoi da Obi-Wan Kenobi piuttosto che dal venerabile Yoda, da Batman piuttosto che dall'Uomo Ragno, ed è veramente va colto proprio il vero significato culturale che sta dietro tutto questo.